da Risonzo arriva sul Piave, qua si ferma sul Grappa e cerca di arrestare l'avanzata nemica. Ci siamo riusciti, fortunatamente ci siamo riusciti con quel poco che c'era rimasto, anche perché arrivati a questo punto, non so se voi lo sapete, ma l'esercito austro-ungarico e tutti i loro alleati non ci volevano conquistare, ci volevano annientare, eliminare, diciamolo così. Non dobbiamo mica dimenticare queste cose qua. Questi signori, quando avanzavano, che noi scappavamo, e assieme ai nostri soldati che arretravano anche donne, bambini, vecchi, scappavano, perché se questi prendevano una donna di 80 anni, la violentavano. Prendevano una bambina di 12 anni, la violentavano. Questo non lo dico io, sta scritto nero su bianco, ok? Sapete che quando entravo in una casa trovavano una giovane coppia, quel bambino appena nato. Sapete cosa facevano? Il bambino fuori dalla finestra, come fosse una palla da tennis. Il marito lo legavano e la moglie. Okay. Questo era. D'accordo? Quindi dobbiamo pensare a queste cose. Ecco perché c'era la paura. Questi erano veramente. Trasmettevano terrore. Ok? Va bene, andiamo avanti. Cosa succede? Il fronte arriva a Cima Grappa. Allora noi con la prima grande battaglia del Grappa siamo riusciti a fermare il nemico, anche perché c'era l'inverno, ok? Con la neve, 100 anni fa la neve era molto più in queste parti, quindi stiamo parlando di metri di neve. Di conseguenza è difficile attaccare con la neve, sia da parte nostra che da parte loro. E quindi hanno provato con la prima grande battaglia del Grappa. Sapete, sono state 3 grandi battaglie del Grappa. Io e voi abbiamo la seconda, poi la terza ve la andate a vedere con il filmato o in museo. Questo andrà fuori dalla galleria e domani mattina siamo ancora qua. E non credo che la signora tenga duro 2 ore, 4 ore senza maglione. Qua caldone però. Va bene, comunque. Allora, riusciamo a fermare il nemico, solo che noi sapevamo già che in primavera il nemico aveva sferrato nei nostri confronti un'operazione, un attacco fuori da ogni limite, mettendo in campo uomini, armi, mezzi, qualsiasi cosa che loro avevano, perché se sfondavano Grappa e Piave, vedete bene cosa c'era, la pianura, non li ferma più nessuno, quindi loro volevano sfondare qua. Ma complice l'inverno, siamo fermati, abbiamo continuato a bombardarci, ma comunque la neve ha bloccato tutto. Viene mandato a Cima Grappa a novembre del 17 l'ingegner Gavotti, un giovane ufficiale del genio militare, che arriva a Cima Grappa con l'ordine di cercare di fortificare il Grappa. Come si fa a fortificare il Grappa? Trincee, a cielo aperto, uomini, mezzi e vai, morti, sarebbe stata una carneficina. Gavotti capisce che non si può fare una cosa del genere, perché loro sono in superiorità numerica e hanno armi migliori delle nostre, non hanno avuto la disfatta di Caporetto come noi. Allora dice, qua l'unica cosa da fare a Cima Grappa è una galleria. Questa, ok? Una galleria, questo troncone principale, che noi percorreremo circa 300 metri, è lungo 1,5 km, ok? Ma se noi sommiamo tutte le diramazioni, i depositi, i ricoveri, eccetera, eccetera, arriviamo a 5.147 metri di lunghezza, che lui ha scavato in circa 7 mesi, lavorando giorno e notte con i suoi uomini, ok? Con lui sempre presente, a parte qualche ora di sonno. Quindi pensate cosa hanno fatto questi in pieno inverno. Loro scavano questa galleria e asportano dalle viscere della montagna circa, è stato calcolato, 40.000 metri cubi di roccia. È una montagna di detriti che non ci possiamo rendere conto noi. Se in mezzo a voi c'è qualche ingegnere, geometra, magari può capirlo, ma anche chiunque può capire che 40.000 metri cubi di roccia sono una cosa enorme. Aveva due problemini lui, fra i tanti problemi che aveva, due, e che è giusto ricordare. Uno era quello di, come faccio io a scavare una galleria senza far capire al nemico che il nemico era già qua a centinaia di metri e ci guardava, sapeva i nostri movimenti, perché anche loro, come noi avevamo e avevano gli osservatori. Dovevamo scavare la galleria senza fargli capire che stavamo scavando la galleria. Quindi asportavamo questo materiale e complice la neve lo nascondeva migliaia di volte sulla neve, scavava la neve, buttava i detriti, copriva, ok?
così che il nemico non potesse capire, anche perché per fare l'effetto sorpresa di arrivare alla seconda grande battaglia primaverile, la famosa battaglia del solstizio, 15 giugno, che sapevamo già che il nemico avrebbe attaccato, come dicevamo prima, all'appuntamento perfettamente con la galleria utilizzabile. Ecco per due cose, il primo è noto nei più uomini. Il secondo era quello di non farsi sentire, di trivellare il momento in cui c'era il fuoco d'artiglieria, perché durante l'inverno sempre c'era il fuoco d'artiglieria, continuo, ok? E quindi lui comunque oltre a tutto questo ce l'ha fatta. Ma Gavotti non è che ha scavato una semplice galleria, un buco nella montagna per mandare dentro uomini, no? Lui, pensate, su questa galleria, vi dico solo alcuni dati, ci posiziona 26 batterie da campagna, sono circa 104 cannoni posizionati in galleria, 104 cannoni, 70 postazioni per mitragliatrici, 6 fotoelettriche, tutti sappiamo cosa sono, abbiamo 10 osservatori, parlavamo un attimo fa, ventilatori, depuratori d'aria, centralini, posti telefonici, infermeria, deposito munizioni, acqua, viveri e munizioni per 15 giorni. Ora, solo per il fabbisogno di questa galleria è stato calcolato che ci volevano circa 1500 uomini, solo per mandare avanti questa macchina, ok? Ma Gavotti, che era un super genio del genio, ha anche pensato, oltre a tutto quello che ha fatto, e se per caso il nemico sul Piave, che oggi vediamo molto bene, riesce a sfondare e mi accerchia a sud e grappa, mi chiude i rifornimenti con operazione antenaglia, cosa facciamo noi? Siamo fregati. Quindi lui l'ha predisposta perché con dentro ci potessero rimanere fino a 15.000 uomini per 15 giorni, con acqua, viveri e munizioni, e potevamo sparare e andare all'attacco a 360 gradi. Sotto il sacrario italiano abbiamo un'altra galleria che non è visitabile, ma che poteva sparare a sud-ovest, perché a sud-est, qua davanti c'eravamo noi, sud-ovest, diciamo zona Val di Lepre, eccetera, eccetera, la potevamo sparare fino a 2 miglia all'ora, ok? Quindi pensate cosa non ha calcolato questo uomo qua. Bene, andiamo avanti. Alla vostra destra abbiamo un contorno scavato nella roccia di circa 350 metri quadrati. Lo faccio vedere se passiamo lentamente. Che opera! Passiamo lentamente, dici quanti vedono. Poi c'è uno stanzone scavato sulla roccia, sorretto da delle colonne che si è scavate nella roccia, dove c'era, dicono, l'infermeria, ma si presume che non era l'infermeria, l'infermeria era qua fuori, in un palazzone, in un appalacamento qua fuori. Questo era più un luogo di riposo, ok? Questo stanzone è collegato alla caserma Milano con delle scalinate tuttora esistenti, perché la caserma Milano durante la guerra fungeva da ufficio, da fuleria, da, come possiamo chiamarla in inglese, reception, ok? Adesso che si usa molto l'inglese, ma era fuleria praticamente, ok? Dove i soldati che arrivavano, l'ammassamento delle truppe che era qua fuori, venivano controllate, smistate, eccetera, eccetera. Ora, sulla vostra destra, invece, abbiamo la vasca dell'acqua. Ok, questa è acqua purissima, vedete che è piena d'acqua. È acqua purissima che serviva per il fabbisogno dell'acqua per le truppe che operavano in galleria. Ora, questa che tiene circa 25.000 litri d'acqua, non bastava per il fabbisogno delle truppe che operavano in galleria, quindi veniva integrata con l'acqua che arrivava dalla valle, pompata con delle stazioni di pompaggio dalla pianura fino ai 1200 metri, tant'è vero, e poi trasportata qua in tutti i vari posti del Grappa, perché sapete che tutta la massiccia del Grappa, quindi siete più la maggior parte da qua, non ha acqua, non ha fonti d'acqua, non ha fontanelle, ruscelli, non ha niente. Ecco perché l'acqua durante la guerra era un problema, perché io sto senza mangiare 2-3 giorni, ma senza acqua non vado mica, non faccio mica strada. Vero. Bene. Se noi adesso andiamo a camminare sui vari sentieri, sulla parte sud di tutto il massiccio, troviamo svariate cisterne d'acqua ancora esistenti, piene d'acqua. Ce ne sono tantissime, nascoste in mezzo al bosco, abbandonate, però sono là servita proprio per l'approvvigionamento dell'acqua per i soldati. Questo che vi illumino è uno dei tanti tronconi originali di come era scavata la galleria.
Quindi immaginatela così, puntellata con travi e assi. Ok? Naturalmente questo era una diramazione, mentre il percorso centrale che stiamo facendo noi era un po' più spazioso, cioè proprio quel discorso dei muri, eccetera, eccetera. Prego, se volete dare un'occhiatina a tutti quanti. E che comunque ne hanno fatto di lavoro, perché non è piccola come cisterna. Non è piccola. Questa si riempie autonomamente da sola, goccia dopo goccia. Porca miseria. Ma grazie. Se volete, visto che ti vedo che sei interessato a filmare, se volete ti do un video, così lo do anche. Questo qua, andiamo un po' un attimo da... Questo sono dei ragazzi che si sono appassionati del Monte Grappa e con i propri mezzi, con i propri fondi, con i propri soldi hanno creato un sito per far sì di far vivere il Monte Grappa in tutte le sue, promuovere tutto il massito della Grappa, quello dovrebbe fare la regione che invece fa fino a quel punto poi basta. Questi qua invece cercano di promuovere tutto il massito della Grappa a tutti i livelli. Sia a livello storico, sia a livello gastronomico, sia a livello di uscite, di camminate con guide certificate. Quindi noi non facciamo servizio guida, ma adesso, visto che tu filmi, se tu vai dentro qua, puoi vedere il filmato che tu stai facendo, ok? Ah, ecco. C'è un tutor che fa una vista al sacrario, cioè al sacrario qua e anche al sacrario. Potete trovare qualsiasi informazione che vi interessa. Naturalmente nulla hanno a che fare con noi, ma prendete col QR code, quindi ce l'hai. E andate a vedere la storia della galleria, vedrete quello che ho detto io, e vedrete anche la storia del sacrario. Se poi un giorno volete venire con una guida privata, allora chiamate tutti e mangiate, perché noi nulla ci vediamo. Vi dico tutti perché siete stati qua a filmare. Avete capito il cuore.